coinvolgere il nostro personale. Grazie. E ora si riparte. Vai. Non mi fate compagnia, eh? E ora ho un po' avanti con te. Ah, va bene. Allora, aspetta. No, 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 no. Allora, ci fate complimenti. Allora, il fresco va tolto, tutto come serve. Cercando di non mettere la parte bianca che è amara.
biologiche perché è difficile trovare. Sì, io me le faccio arrivare dalla Sicilia, che sono sicura, però preferisco che sia un po' vecchiotta, però sono sicura che sia che è buona. Ma voglio dire, se non si mettesse la buccia di limone non va bene. Sì, però non sono più bitumine all'arancia. Però a parte che ora al supermercato si trova, e non so se non so, cioè almeno al tratto c'è una zona diciamo del banco frigo dove hanno le verdure biologiche e di solito ci sono i limoni e anche le arance, che se uno non va arriva dalla Sicilia forse però ce l'avevo, no? Buonasera. Ora si mette un pizzico di sale, che so per certezza è questo. Io c'è scritto. Vabbè. Sì, perché non fa danno se no. No, ma non fa danno. Sono sicura. No, perché è stato carino. È stato carino qualche lezione fa che faceva dolci americani. Ah. Allora ho fatto i pancake con lo sciroppo d'acido sopra. C'era una signora che era curiosa di sapere che sapore avesse questo sciroppo d'acido, l'aveva assaggiato. Che vabbè, era più davanti, che faccio questi frittelli, prendo un barattolo sicurissimo. Ci andavo le cucchiaie di pancake. Era sale. Aspetti, perché sa, era sale. Io lo faccio assaggiare. No, però sa un po' di sale. Sa un po' di sale. Io, vedete, porto da casa già tutto pesato, perché almeno vado più sciolta, nel senso che già pronti. Che faccio? Ma forse ce l'ho messo poco, chi lo sa? Ci può mettere un po' più di zucchero, che almeno si sente. Io non avevo più di zucchero, ho ripreso questo barattolo e li poca dentro. L'hanno messo in bocca e schizzato gli occhi, perché era tutto sale. Invece ne siamo accorti qualcuno che veramente, non lo so, anche io sbagliatamente al posto del sale, al posto dello zucchero. Sì, no, ci dobbiamo no, mettere due barattoli diversi, perché se no... Anche diversi. Abbiamo fatto un po', però è stata carina la cosa. Poi ho detto basta, non ve lo rifaccio più. Era piaciuta, guarda la fine della serie. No, perché chi l'ha assaggiato, che però anche sapeva leggermente di sale, erano buoni. E poi questa signora diceva, ma sa un po' di sale, ma forse sarà il sì. Strano però, perché insomma lo faccio sempre a casa. No. Infatti chi l'ha assaggiato in natura dice no, era buono, ma è buono. Allora, ora appena bolle ci si mette il riso. Questo non vi faccio aspettare tanto, perché sono già pronti. L'unica cosa non potremmo caramellizzare lo zucchero sopra, perché l'ho messo dentro dei bicchierini di plastica. E la parte croccante con lo zucchero di canna è difficile da fare, se no mi si fonde il bicchiere. Però immaginatelo con quello, sono veramente buone. Ci siamo, eh? Mi spiegavo Valentina prima, qualche lezione fa, ero qua che non so che ricetta dovevo fare, stavo scaldando il latte, intanto facevo qualcos'altro, c'avevo una bimbetta che mi guardava, a un certo punto mi guarda e mi fa, esplode, la parte, cosa esplode? Il latte, ecco come ora, stava venendo fuori, mi è piaciuto ed esplode, cosa esplode? Infatti ora ci sto più attenta. Vedete come scatta subito? È veloce, è molto freddo? Sì. No. Mi va.
Questo anche perché rilascia più l'amido, potrebbe poi essere un po' più cremoso. Grazie.
Questo è il cassetto magico. Sì, io la moglie è a Roma, se la metti nel pizzo, cioè se ti metti in
pensato, avevo pensato. Allora, i torli lievito, la farina, che sono, sono quattro cucchiai di farina, se vediamo quando dovrebbero essere. Sarà anche qualcosa in più. Poi a seconda anche dei cucchiai. Ho visto la signora ce l'aveva in mano. Ma verde anche verde. Questo è verde. Questa casa è verde. Ora per fare un bicchierino di rum qua facciamo una cappina. Ma questi sono qua. Ma se ci sentite due bicchierini di rum. Me lo bevo. Ho detto a mio marito, guarda che ora controlla che te ne riporti a casa. Proprio la vana clamp, eh? Bambina. Qui non si friggiamo all'olio con l'acqua, l'olio del buono. Quello è l'impasto delle frittelline. Sì, ora quello si inizia, eh. Quando comincia a sentire frrrr, arrivo. Vai. Che olio usi? Olio, qual è l'olio da rame? Olio da rame. Sarebbe criticato l'olio d'oliva delicato, ma noi toscani siamo abituati a un olio troppo... Sarebbe andare bene l'olio d'oliva, fare una fiesta. Quando è pronto ci chiama, eh? Sì, 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 aspetta un po'. Appena si sente l'odore... Sarò finta di nulla. Sarò finta di nulla. Sarò finta di nulla. Thank you.
Era per i fritti, l'ho usata da più giorni, era fantastica,
tirare su fuori. Se hai, puoi trovarlo. Per almeno mi preparo. Questo. No, è un fantastico. Ne prende più di uno, eh? Sì, grazie. Ma c'è. Sì, furato. Sì, sì, è furato. L'arredatore libero alla cassa. Poi le rotoli nel tutto. Ci vogliono tutti i sì, c'è scritto.
Sì,
siamo. Thank you.
50 grammi di zucchero? No, di burro. Ah, burro.
Signori, qualcosa non ve li frigo, però il culo ce lo metto. Ci sono delle marche di nuovo. A me piace tanto anche questo bavarese. Ah, il bavarese, quello tedesco. Sì. Vediamo i buoni italiani, qua si c'è lì a scatto. Insomma. Tanto però. Sì, in effetti. Però no, ci sono, grazie. Però ecco, diciamo che devono avere una buona dose di panna dentro. Se no. Se finite i punti è un po'. Fa sciogliere anche questo. Ora sembra liquido, però sapete che bene. Dopo quando sarà raffreddito e finito e farà raffreddato un dito, assume tutta un'altra consistenza. No, però... Fa la magia. Però lì, come vi ho detto, erano dei barattoli dello yogurt, poi ci ho fatto un fiocchino con della raffia, erano bellini anche esteticamente. Viene, sì, 5 o 6. Sì, calcolavo un po' guardando un peso. Sarà che io ci utilizzo anche i piccini, anche come sono, dove li fanno? In Grecia? Ah sì, il latte, come si chiama? Sì, il latte. Sì, dove lo sono? Buonissimo. Però guardate, ma c'è un po' di niente. Okay.
fanno raffreddare e poi si mettono in frigo. E ora faccio la magia, dopo devo arrivare a fare l'occhio. E lo faccio assaggiare. Dopo quanto devono stare? Tempo di compattare, 2-3 ore. Caramello, sì. 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 Sì.